Ieri abbiamo detto nella solennità dei Santi che il cielo ci appartiene, il cielo ci attende, che è la nostra casa, che fondamentalmente l'incontro con Dio, con la sua misericordia, è entrare proprio nel suo abbraccio, nella sua pace. Ieri abbiamo detto questo e abbiamo detto che tutto questo si chiama vita eterna, dopo essere passati attraverso la grande tribolazione. Eppure oggi la vita eterna sembra un ostacolo. La vita eterna oggi appare più una condanna che un dono, a sentire molti. Non si vuole sentir parlare di vita eterna. Si vuole sentir parlare solo dell'oggi. Ma l'oggi lo si vive in funzione della vita eterna. L'oggi lo si vive con la certezza, con la consapevolezza che questi nostri giorni ci sono dati a nostra purificazione, ma che questi nostri giorni, nella gioia o nel pianto, avranno fine. Allora, da un lato la morte ci fa paura, ma possiamo dire anche che il vivere per sempre ci fa paura, perché la vita eterna è un vivere per sempre. Ed è come se noi volessimo vivere per sempre solo qui, per continuare a perpetuare quello che noi facciamo, diciamo e crediamo, che sono soprattutto il frutto della nostra testa e del nostro cuore. Ma in questo modo noi mettiamo fuori l'azione della grazia. Allora, sostanzialmente, morire non ci va bene, ma neanche vivere per sempre, nell'eternità. Allora ci possiamo chiedere una cosa. Se morire per sempre non va bene e vivere per sempre non va bene, che cos'è la vita per me? Come oriento la mia vita? Che sapore ha la mia vita? Che direzione ha la mia vita? Allora, che cos'è per me la vita, il dono della vita? È semplicemente un fatto che è accaduto, ma non ha né un principio né una fine. E allora la mia esistenza che direzione ha? Benedetto XVI dice che l'uomo ha bisogno dell'eternità. L'uomo ha bisogno di sapere per chi è nato e per chi muore. E l'eternità è l'inizio e il compimento di tutto questo. Noi siamo nati per amore, pensati per amore, desiderati per amore, e il compimento è il tornare in questo abbraccio di amore. L'uomo, consapevolmente o no, ha bisogno in realtà dell'eternità, perché è definito dall'eternità l'uomo. È il suo inizio ed è il suo compimento. Allora la vita non dice altro di cosa e di come io appartengo, a chi appartengo. Quindi la vita può essere data, donata, può essere espressione di amore, di bellezza, di gioia,
e anche il dolore quindi viene vissuto come un'esperienza comunque di comunione, di adesione, di affidamento a Dio. Anche la morte, perché la morte ci la dobbiamo vivere personalmente. Nessuno può morire al nostro posto e nessuno ha un'uscita di sicurezza davanti alla morte. E per quanto la morte ci chieda un atto di fiducia, facciamo fatica, perché comunque la morte è contraria alla vita che abbiamo in noi. E quindi la morte diventa il più grande atto di fede in Dio, la più grande consegna di noi stessi a Dio. Ecco perché il rinnegare se stessi, il morire giorno dopo giorno, la consegna quotidiana, è già indice di morte del nostro io. Ma arriverà il giorno che la morte dirà il nostro atto di fede in quello che cui noi abbiamo creduto. Quindi è vero che la morte dice la vita di una persona, dice quello in cui uno ha creduto, ha operato, ha lavorato, ha vissuto. La morte dice una appartenenza, a chi appartengo, a chi mi consegno. Ecco, vista allora in questo modo, la vita eterna è desiderabile, perché diventa davvero il cielo, la casa che ci appartiene, diventa il luogo del ritorno e della piena comunione con Dio e con i nostri cari. Diventa davvero il luogo dove la morte, le tante morti quotidiane, ma la morte soprattutto della carne, ha fine, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Non dimentichiamolo. E lì ci attende.